Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un video non programmato, un video un po' improvvisato, lo faccio appena ho saputo l'ufficialità della notizia. Infatti è ufficiale, dalla prossima stagione il team di Fausto Gresini tornerà ad essere completamente un team 100% indipendente. Sappiamo che negli ultimi anni si è affidato alle risorse di Aprilia Racing, diventando il team ufficiale Aprilia. Ecco, Aprilia e Gresini si separeranno, ma questo lo sapevamo già da un po' di tempo. Però non sapevamo quale sarebbe stato il futuro del team di Gresini, soprattutto dopo i vari eventi che si sono conseguiti tra Fausto, le varie cose. Quindi non sapevamo benissimo se ci sarebbe stato ancora il team Gresini in MotoGP, se avrebbe continuato con Aprilia, se avrebbe cambiato moto. Ecco, adesso è tutto chiarissimo, la notizia è ufficiale, sappiamo che ci sarà il team Gresini, sarà un team completamente indipendente, con nuovi uomini, lascerà Aprilia, non correrà più con un'Aprilia. Infatti la nuova moto del team di Fausto Gresini sarà la Ducati. Andranno in Ducati ufficiale, che cioè ufficiale, la Ducati gli daranno, avranno a disposizione a weekend due moto Ducati per due piloti, che sono già stati resi ufficiali i nomi dei piloti del team Gresini per la prossima stagione. Infatti saranno Enea Bastianini, attuale pilota del team Esponsorama Vintia in MotoGP, e Fabio Di Giannantonio, attuale pilota del team Gresini Moto2, che quindi è pronto, insomma, questo non è detto, però comunque stava aspettando di fare il salto dalla Moto2 alla MotoGP. Quindi adesso sappiamo che dalla prossima stagione sicuramente ci saranno 6 moto Ducati, ma la sensazione è proprio quella che ce ne saranno ben 8. Le due Ducati ufficiali di Miller e di Pecco, assolutamente non discutibili. Indiscutibili anche le due Pramac di Zarco e di Martin. E quindi adesso sono indiscutibili, perché la notizia è ufficiale, le due Ducati del team Gresini. Non sappiamo ancora quale sarà lo sponsor, ne sapremo sicuramente più avanti. Comunque le due Ducati di Enea Bastianini e di Fabio Di Giannantonio, che non potrà più avere il numero 21, perché in quanto sappiamo che il 21 è preso, occupato da Franco Morbidelli, attuale pilota Petronas. Anche qui ci sarà da discutere tantissimo, se andrà in ufficiale, se non. Comunque oggi parliamo di Gresini, e quindi Digia, Bastianini, Martin, Zarco, Miller e Pecco saranno i prossimi piloti ufficiali. Bisogna vedere cosa farà, quali saranno le mosse del team VR46, del team di Valentino Rossi, perché abbiamo la quasi certezza che correranno in Ducati, però ancora l'ufficialità non è arrivata. Arriverà sicuramente nei prossimi giorni. Ufficialità che è arrivata, per quanto riguarda Gresini, solamente stamattina. Negli ultimi giorni hanno usato qualcosa, abbiamo visto dei post sulle pagine ufficiali del team di Gresini Racing. Un post tutto rosso, condiviso da Di Giannantonio, condiviso da Bastianini. Quindi, insomma, sapevamo, annusavamo qualcosa, che qualcosa nell'aria c'era, e aspettavamo solamente l'ufficialità. Adesso ufficiale, sono curiosissimo di vedere cosa potrà fare indipendentemente il team di Gresini, e sono anche curioso di sapere cosa riuscirà a fare Aprilia senza il sostegno di Gresini. Questo è sicuramente tutto da vedere. Scrivetemi anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. A questo punto mi viene da parlare di una cosa, cioè il team VR46 vuole mettere due moto. Sappiamo che Bastianini, candidatissimo, almeno era candidato prima dell'ufficialità, candidatissimo a prendere una di quelle due selle, e sappiamo che adesso fir ha firmato con Gresini. Quindi adesso le opzioni per VR46 sono due: o tiene una sola moto con Marini, o ne mette due. E l'opzione per la seconda sella potrebbero essere due. La prima è sicuramente Marco Bezzecchi dalla Moto2, che si sta giocando il mondiale. L'altra potrebbe essere Valentino Rossi, signori. Non è detta l'ultima neanche per il dottore, che quindi si libera una sella per anche il 2022, perché parliamoci chiaro, secondo me Petronas non rinnoverà Valentino, perché i risultati non arrivano.
vogliono puntare sui giovani. Vale ormai ha una certa età, i risultati sono quelli che sono, quindi mi sembra abbastanza chiaro che Petronas non rinnoverà con il dottore. Dottore che adesso, se vuole continuare in MotoGP, cosa che personalmente credo non farà, credo che si ritirerà dopo Valencia. Suppongo che se vorrà continuare anche nel 2022, allora l'unica opzione fattibile è quella del suo team, di tornare in Ducati. Sembra quasi una barzelletta, no? Una cosa molto ironica, finire la carriera in Ducati con quella moto dove è proprio andato male. Non lo so, non lo so, non lo so, non so cosa pensare della situazione di Valentino. Sicuramente l'ufficialità è arrivata per quanto riguarda il team Gresini, solamente mi stupisco che Ducati continui ad aggiungere roba, cioè tutte le moto ne hanno due, quattro, Aprilia ne ha due, KTM ne ha quattro, Suzuki ne ha due, che è il team campione del mondo, Yamaha ne ha quattro, Honda ne ha quattro, suddivisi in due team, Idemitsu e Castrol, però. Comunque più di quelle non sono. Ducati ne ha il doppio di quelle di Honda e di Yamaha. Cioè, le moto di Ducati probabilmente saranno o le moto di Honda più quelle di Yamaha. Boh, non lo so, non lo so. Scrivetemi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti del monopolio della Ducati per quanto riguarda le moto in MotoGP. Scrivetemi che cosa ne pensate sui commenti anche della situazione di Valentino Rossi, se c'è la possibilità secondo voi di vederlo in sella al suo team nel 2022, accanto proprio magari al fratello, no, questo non è detto all'ultima, e secondo voi chi potrà andare cioè se potrà far bene il team Gresini in MotoGP il prossimo anno con Digia e con Bestia. Detto questo, da me è tutto, noi ci vediamo prossimamente con altri video, ci addentriamo nei weekend di Baku per la Formula 1 e Sachsenring per la MotoGP, perciò rimanete aggiornati perché su questo canale continueranno a uscire video. Detto questo, da me è tutto, ci vediamo prossimamente, ciao ragazzi!